Ok, inizio dall'ultima domanda riguardo a come sistemare la tensione. In genere si fa così, sì, per semplificare di solito si riallarga, si aumenta questa distanza fra le assi lunghe col nastro, quindi svitando un pochino, tenendo bene per non farlo rinchiudere su se stesso. Aumenti un po' la tensione, chiudi, è uguale, deve essere dall'altro lato. L'importante è che è assolutamente parallelo, ok? L'aggiustamento che fai lo fai da entrambi i lati, non solo da uno, ok? Perché altrimenti si storce. Se vai avanti e c'è ancora molto lavoro, perché magari è un lavoro molto lungo come tempistiche e ti si rallenta, sì, puoi sempre ritirare queste, ma qualche volta tu proprio inizi a notare che ti manca questa tensione delle tirette. Se manca poco, diciamo per finire, la cosa veloce da fare è sotto i nastri delle tirette prendere delle penne o qualcosa di diametro più grande e inserire fra il legno, l'asse e fra la tirette in diversi punti, da entrambi i lati. Così, senza dover rifare le tirette, un po' la tensione ti aumenta. È chiaro questo? Sì, chiarissimo. Ok, io lo richiedo perché non so se mi spiego bene, quindi devo avere la conferma. No, no, Ok. perfetto. Bene, bene. Allora, se invece vedi che ancora manca tanto e hai il tempo a disposizione, diciamo, questa cosa qua è quando devi consegnare ieri, e allora è già il momento, quindi devi tac, 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 veloce e finisci il ricamo. Se invece già hai tempo e preferisci lavorare normalmente, sì, puoi rifare solo un lato delle tirette. Non c'è bisogno di fare due lati, ma sempre prestando attenzione di non deformare la trama della base su cui stai lavorando. Per cui se vedi che si deforma troppo, perché magari è super delicata, allora forse è meglio prima rifare un lato senza tirare troppo e poi anche un altro. Invece se vedi che una base è abbastanza stabile e abbastanza rigida, basta un lato. Quindi questo dipende anche dalla base su cui stai lavorando. Più sono delicate, più bisogna stare attenti.